Salve a tutti, io sono Massimiliano Sciascia, sono un ristoratore qua a Termini Imerese nella provincia di Palermo. Sono esattamente, penso, le 4:30 di notte. Perché mi trovo qui al ristorante? Perché oggi pomeriggio, questa sera, abbiamo avuto una protesta dove praticamente abbiamo simbolicamente consegnato le chiavi al nostro sindaco. Per insomma, dimostrare il nostro disappunto, per dimostrare che siamo arrivati, non ce la facciamo più. E siccome pensavo di aver dimenticato le luci della cucina accesa, perché noi ristoratori questo siamo persone che alle 4:30 di notte pensano se al ristorante è tutto a posto, se abbiamo dimenticato a chiudere la porta, se abbiamo dimenticato una luce accesa, e tutte queste cose di qua, ci vengono questi flash. Siamo fatti così, noi ristoratori siamo fatti così. E ora che mi trovo qui dentro, voglio approfittare per fare anche io questo piccolo video dove voglio parlare con voi, voglio condividere con voi quello che mi attanaglia, i pensieri che io ho in testa, che non riguardano una protesta nei confronti di Conte o del Presidente della Regione, non chiedo niente. Non voglio chiedere niente né a Conte, né al Presidente della Regione, né alle banche, a nessuno. Non voglio chiedere niente a nessuno. Malgrado loro stanno gestendo questa cosa, a mio giudizio, con miliardi di errori, mi rendo conto che non è un momento facile da gestire. Io questo video lo voglio fare perché il mio più grande pensiero, il mio più grande problema non è se io a posto di 80 posti dovrò averne 40, non è se aprire il 18 o aprire giorno 1 giugno. Il mio grande problema, e qui mi dovete aiutare voi mi dovete aiutare, il mio grande problema è capire se quando io riaprirò, che sia giorno 1, che sia giorno 15 giugno, che sia con 30, 40, 50 posti. Se voi venite a mangiare al ristorante, perché il vero problema nostro, secondo me, è questo, che quando voi, quando tutti i nostri clienti, quando tutte le persone normali che solitamente andavano al ristorante per andare a passarsi una bella serata, inizieranno a pensare di andare al ristorante, di andare a mangiare qualcosa e condividere quel momento con amici, con parenti, passerà troppo tempo. Quindi noi rischiamo, ristoratori, di aprire i nostri ristoranti e averli vuoti e non esserci nessuno. Io infatti ora vi voglio chiedere a ognuno di voi, voglio chiedere, ma voi sareste disposti, ora come ora, a venire a mangiare in un ristorante? Vi aiuto nel vostro pensiero, un attimo solo, vi aiuto nel vostro pensiero. Sareste disposti a mangiare con questa forchetta? Consapevoli che questa forchetta prima di voi se la sono messa in bocca altre persone. Io la laverò benissimo, la sterilizzo anche due volte, la metto in lavastoviglie, però dovete essere consapevoli che questa forchetta l'hanno messa in bocca altre persone prima di voi. Per questo bicchiere ci hanno bevuto altre persone prima di voi. Siete disposti? Voi siete disposti a venire a mangiare al ristorante, ad andarvi a sedere senza nessun problema? Perché io sapete cosa penso? Che voi non venite al ristorante. Voi inizierete a venire al ristorante quando questa pandemia sarà soltanto un lontano ricordo. Quindi sapete quanto passerà? Un anno e mezzo. Quest'anno 2020, scusate l'espressione, è fottuto ormai. Nel 2021. Boh, forse nel 2022 io sono fiducioso, quindi io mi devo andare a cercare il lavoro, quindi io qua devo chiudere tutte cose, qua non ci sono aiuti che bastano, qua non c'è niente che basta perché se non venite voi è buono che mi danno 25.000 euro e che me ne faccio? Io va bene, risistemo tutte cose, pago tutti i fornitori, apro e non viene nessuno, questa è la mia paura, che apro e non viene nessuno e non vengono quelle quattro persone che mi servono pure per pagare quelle spese che ho, perché stare aperti costa e costa anche tanto stare aperti. Io voglio sapere ora in questo momento e mi dovete rispondere nei commenti, mi dovete scrivere, so, anche una monosillaba, anche sì, no. La domanda precisa che vi faccio è questa: ma voi, appena noi ristoratori apriamo, siete, tranquilli e siete sereni e siete disposti
a venire nei nostri ristoranti, nelle nostre pizzerie a mangiare? Sì o no? Non mi interessa a me il commento del tipo tieni duro, non ti preoccupare, tutto sarà come prima, ritorneremo più forti di prima. Non mi interessa. Passatemi una mano nella coscienza e rispondetemi in maniera onesta, perché sennò io mi devo andare a cercare il pane, mi devo andare a cercare il lavoro e vi faccio rivedere di nuovo questi. Questa la dovete mettere in bocca e con questo dovete bere. Siete disposti a ritornare nei ristoranti a mangiare? Sì o no? Grazie.